Esistono modi migliori e più naturali per alleviare la costipazione. Acqua La semplice acqua vecchia è uno dei modi migliori per ammorbidire le feci e rimettere in moto le cose. Cerca di bere almeno 8 tazze d'acqua al giorno, rendila un'abitudine regolare e vedi quanto normale può diventare la tua vita. Acqua di cocco. Se l'acqua naturale è troppo insipida, prova a sorseggiare acqua di cocco, ti aiuterà a mantenerti dilatato come l'acqua, ma a dosi maggiori avrà un effetto lassativo. Uno dei maggiori vantaggi dell'acqua di cocco è che è ricco di elettroliti, incluso il potassio. A dosi elevate può spingere i livelli di potassio nel sangue troppo in alto. Caffè. Quella tazza di caffè mattutina può fare molto di più che semplicemente rallegrarti e può aiutare anche a ravvivare il sistema digestivo. Una tazza al mattino ma non esagerare o potresti far muovere le cose un po' troppo velocemente. Chia e semi di lino. I semi di chia e di lino contengono fibre che possono aiutare con la digestione. Bevi molta acqua quando li consumi per aiutare a spostare le cose. Mele o aceto di mele. La pectina nelle mele può aiutare a stimolare l'intestino. Prova ad aggiungere un cucchiaino di aceto di mele in un bicchiere d'acqua per raccogliere i frutti. Dovresti quindi mangiare una mela intera, che aggiunge la fibra, allieva la costipazione e manterrà il tuo sistema felice. Limone: l'acido citrico nel vero succo di limone aiuta a stimolare l'intestino e a purirlo. Puoi semplicemente aggiungere qualche cucchiaio in un bicchiere d'acqua. Gli effetti del bicarbonato di sodio sono famosi a tutti, ma non tutti sanno che il bicarbonato di sodio può sbloccare l'intestino. Aggiungi in un cucchiaino in una tazza d'acqua calda o in un tè e bevi rapidamente per ottenere i migliori risultati. Prugne. Il succo di prugna ha la sua reputazione per una buona ragione. Bevi un bicchiere al giorno per alleviare e prevenire la costipazione. Proprio come alcuni alimenti simili agiscono come lassativi naturali. Inoltre, vi invitiamo a ridurre i latticini, la carne rossa, i cebi trasformati, gli zuccheri raffinati e i cibi fritti.